Dopo 6 anni dall'uscita del quinto capitolo della serie, giocabile sulla passata generazione di console, il team di sviluppo Project Soul approda sugli hardware attuali con Soul Calibur 6, rinnovato nel motore grafico, affidandosi alla Real Engine 4, ottimizzato sì per le console top di gamma, PS4 Pro e Xbox One X, ma privo del supporto alle risoluzioni 4K e alla tecnologia cromatica HDR. Dal punto di vista dell'impostazione generale, il gioco rimane fedele alla sua anima, resta cioè divertente, fruibile e multiplayer, offline e online, come si addice ad un picchiaduro a incontri moderno, ma basa la parte più corposa dell'esperienza nel gioco in singolo, declinandolo in svariate modalità. Già al suo avvio, il gioco ci introduce alla storia della Soul Edge, la mitica spada mutaforma che risucchia l'anima di chi la possiede, e dei vari eroi che l'hanno brandita nel corso dei secoli, introducendoci quindi nel mood di Soul Calibur, e permettendoci di comprenderne le dinamiche anche qualora questo fosse il primo titolo della serie che affrontiamo. Il menu principale è un completo ed esaustivo elenco delle modalità giocabili del prodotto, spiegate ciascuna da finestre contestuali che ne approfondiscono il contenuto. La bilancia dell'anima è un'avventura in singolo da affrontare con il proprio personaggio creato nell'editor, che permette di esplorare liberamente una mappa strategica arricchita da svariati duelli e punti di interesse, vivendo così una storia unica fatta di combattimenti, dialoghi a scelte multiple ed interazioni con i PNG. Completando queste azioni si ottengono punti esperienza, attraverso i quali accrescere le proprie abilità, i propri equipaggiamenti e sbloccare nuove porzioni della mappa stessa. La modalità storia ci racconta e ci fa vivere, attraverso i combattimenti e incontri, le vicissitudini che legano tutti i personaggi del gioco tra loro. Ambientata nel XVII secolo, la storia si snoda incrociando tra di loro tutte le storylines, fino all'epilogo, e tenendone traccia su un grafico che si popolerà mano a mano che progrediremo vincendo le battaglie. La mastodontica modalità editor ci permetterà di scegliere se creare un personaggio nuovo da zero o modificarne uno già esistente tra quelli nel roster di gioco. Nel caso si scelga di creare un nuovo personaggio, possiamo scatenarci scegliendo tra 16 razze ben differenziate ed equipaggiando tutte le armi, i vestiti, gli stili di combattimento, le mosse tipiche di tutti gli eroi del gioco, nonché un quantitativo considerevole di contenuti aggiuntivi creati ad hoc. La modalità duello altro non è che un contenitore che racchiude in sé le modalità versus, arcade e allenamento, le più classiche ma fondamentali per ogni picchiaduro che si rispetti. Il multiplayer online, infine, attraverso poche ma efficaci opzioni, ci permette di competere nelle partite classificate o nelle lobby da noi create con giocatori provenienti da tutto il mondo attraverso un sistema di matchmaking automatizzato. Completa l'offerta il museo, una vera e propria enciclopedia che raccoglie in sé le biografie dei personaggi, i documenti storici testuali, le schede delle armi, una raccolta di artwork proveniente da tutti gli episodi della serie, filmati, tutorial di combattimento e le musiche. Tutti questi contenuti sono sbloccabili mediante la valuta interna del gioco, i punti anima, che si ottengono vincendo gli incontri nelle varie modalità, online e offline. Particolarità della serie Soul Calibur è sempre stata la presenza di guest star e personaggi speciali. Abbiamo visto negli anni avvicendarsi Link da The Legend of Zelda, Kratos della serie God of War, ma anche personaggi dei fumetti come Spawn o del mondo del cinema come Darth Vader e Yoda da Star Wars. L'ospite del sesto episodio è lo strigo Geralt della serie The Witcher. Joypad alla mano, Soul Calibur 6 è niente più e niente meno di ciò che deve essere. Una volta scaricata ed installata la patch del Day One da 500 MB, coloro che acquistano il prodotto si sentono a casa. Gameplay preciso e pulito, ma che lascia spazio alla fantasia e all'interpretazione del giocatore. Mosse coreografiche, personaggi appariscenti nel look e nelle pose, grande importanza alle armi bianche brandite da ciascuno di essi, fusi in un'esperienza che si presta ad essere vissuta piacevolmente da chiunque la approcci, scalabile e personalizzabile. Il comparto tecnico visivo non è certo di quanto più strabiliante si sia visto finora in questa generazione, ma come sempre si è preferito puntare sull'effettistica, la pulizia dell'immagine e il frame rate granitico, sacrificando la conta poligonale dei modelli dei personaggi. Il sonoro resta epico e spettacolare come sempre, sia per le fanfare di sottofondo ai menu e ai combattimenti, sia per la scelta classica della trascrizione dei testi in italiano, ma dalla preservazione dei dialoghi parlati in inglese o giapponese, scelta quest'ultima che ci sentiamo caldamente di raccomandarvi. In definitiva, Soul Calibur 6 è un ottimo prodotto, eccezionale per gli amanti della serie, molto buono per chi si avvicina a questo filone per la prima volta e cerca divertimento, contenuti e giocabilità, senza pretendere troppo dall'estetica. Indubbiamente, tra i picchiaduro in commercio, è la migliore esperienza in single player disponibile. Danello di Alex.it, ricordandovi che di Alex.it è il cognome, è tutto. Ciao e alla prossima!